classe e forse qualcuno di voi, quindi un po' più attenti, si è accorto che ho ripercorrendo un po' questo museo che è tutta la nostra esperienza, le grandi scelte che abbiamo fatto prima con tutti i vecchi che hanno vissuto e dato il loro contributo in questo gruppo, che nel festeggiare il decennale oggi le prime foto sono del 93, 94, allora forse i conti non tornano. In realtà raccontare un po' di come è cominciata è qualcosa di bello, perché è stato tutto in maniera molto semplice, con una spinta emotiva molto forte. E festeggiamo il decennale oggi perché rappresenta un momento particolare, ma che è arrivato a compimento di alcuni anni in cui questa esperienza si è formata, in un periodo un po' embrionale di scolismo universitario che non era qualcosa di ufficialmente riconosciuto o dettato dall'altro, diciamo, dalla struttura della disciplina. E tutto nacque semplicemente da un'idea di padre Gilberto, che ora cappellare qui alla Sapienza, che è un vicissimo volantino. Oggi molti parlavano, dicevano, che grande evoluzione informatica in questo campo, con video, filmatica, però era un volantino molto semplice, però dove poi via a questa esperienza. E da questo volantino fisso da padre Gilberto nel 1993 si ritrova una prima comunità di quelli scout, di cui con molto piacere oggi ne rivediamo alcuni, e anzi abbiamo veramente la possibilità di dirgli grazie, noi che comunque viviamo e abbiamo raccolto i loro frutti. Questa prima comunità che si ritrova rimarrimando un giorno a padre Gilberto chiedendo di dove fosse gli scout, padre Gilberto rispose: siete voi. Questo è un inizio un po' che serve per dare un po' il senso di come sia nata un'esigenza che veniva dal basso, proprio da un gruppo di giovani fuori sede che avevano voglia di continuare la loro esperienza scout, maturata nei paesi e nelle città più vicine, e che qui a Roma non trovava pienezza delle esperienze che la città offriva. Sicuramente non per motivi legati ai gruppi, ma proprio per motivi legati all'evoluzione di essere studenti qui a Roma e fuori sede. Perché questa prima comunità, poi ritroviamo ancora oggi con le varie matricole, con tutti i vari universitari fuori sede che stanno entrando a far parte di questo gruppo, in una condizione un po' differente da quella degli studenti in sede romana. E allora in questo primo gruppo, in questa fase embrionale del gruppo universitario, si sente l'esigenza di riprendere un quel cammino. È una fase in cui ci si incontrava ancora due volte alla settimana e si provò a dare una struttura al gruppo. Struttura che si articolò inizialmente in trovare una linea da seguire, un cammino di fede, però era ancora tutto in una fase nuova, di scoperta. Però ci furono dei segnali importanti che arrivavano anche dall'esterno. Ci si accorse innanzitutto che c'erano altri gruppi universitari in altre atenee. E allora è stato importante allora scoprire i gruppi universitari in Colombo, scoprire che c'erano altre realtà urbino. E in tante altre università questa esperienza cominciava a nascere, tant'è che da allora si decise di coordinarsi e ritrovarci. E sono ormai più di 10 anni che ogni anno ci si incontra per fare un incontro nazionale di tutti gli scout universitari, che è un momento proprio per fare il punto, per vedere come l'attitudine di questa esperienza possa continuare e che aspetti sta portando, proprio perché non è qualcosa di strutturato che nasce da un'idea, una personale, ma è qualcosa che nasce proprio dall'esperienza, proprio dalla necessità di fuori sede di trovare un ambito dove poter proseguire nella loro esperienza di lavorismo. È un'esperienza che quindi sono tutti differenti. Quindi, riportando al nostro gruppo romano, questa ricerca arrivò nel 96, la data, l'anno che festeggiamo quest'anno come decennale,
In cui si capisce da quel primo gruppo che si conosce, che cominciò a lavorare insieme, si separarono in due strade, due gruppi interni del stesso gruppo di scavo, che erano quello del clan universitario. Allora il clan prese la sua strada, ragazzi che appunto volevano proseguire la loro esperienza e con uno staff che aveva la responsabilità di non proporre un suo programma di organismo, ma proporre fare una proposta educativa completa a tutti gli effetti. E il caso si sviluppò facendo chiaramente attenzione a certi aspetti che diventano di primaria importanza di uno studente che cambia città per cominciare gli studi universitari. Perché mentre l'impatto per un giovane che rimane in sede è comunque importante perché si passa dal sistema scolastico a quello universitario, questo per fuori sede diventa un problema forse secondario, perché c'è prima un problema di trovare un lavoro, c'è prima un problema di riuscire, di ambientarsi in una città che non è sua. Tra due estremi di rischio, uno quello di godere eccessivamente della libertà, della indipendenza economica che potrebbero portare a intraprendere la vita da fuori sede completamente lontana da quelli che erano i motivi che l'hanno spinto a spostarsi a Roma per studiare. Dall'altra parte il rischio opposto di chiudersi, avendo lasciato un pezzo di riferimenti che si avevano nel paese della città d'origine, nel costato, per esempio, ma come questo possono essere gli altri, dallo sport, anche le amicizie stesse. Tra questi due estremi il clan universitario ha cercato di dare una risposta e soprattutto di creare le condizioni affinché nuovi matricoli non solo, quella propria fuori sede, potesse avere la possibilità di continuare normalmente un cammino verso la partenza. Così si è strutturato il clan e qui parlando riporto anche la mia esperienza perché nel 97 andando da Nicolosi, dove c'è Catania, la mia richiesta a questo clan era quella solo di avere un gruppo di appoggio, perché come per tutti la voglia, trovandosi un'esperienza molto forte già nel gruppo di origine, era quella di continuare con il clan di giù, come sempre. Però dopo un anno ci si è accorti che era molto difficile, perché la vita di un gruppo di sede ti porta anche in termini logistici non poter condividere interamente la proposta di una. E quindi per me è stato molto importante poter aver trovato questo clan che mi ha permesso di finire i miei anni di lavoro e giungere alla partenza. Prima poi di fare la scelta di un servizio educativo, di un'associazione, e entrare a far parte nello staff di clan. Staff, che passo adesso a parlare di un'altra comunità, ha come servizio di responsabilità quello di proporre appunto un metodo educativo ai rover e scorte che scelgono di proseguire in campo universitario con la loro esperienza e anche un rapporto di collaborazione con questo con la zona, la regione che comunque sono organi che accolgono questi rover a fare come ne foglie nel piccolo piano e anche agisci in questa direzione in generale. E d'altra parte c'è anche una cappella che ci ha accolto con il gruppo all'inizio e alla quale noi come educatori vogliamo dare una risposta, proprio perché nel inserirsi in cappella siamo noi di fronte tra l'esperienza di questa comunità tra i gesuiti e i ragazzi che arrivano da altre città e prendono contatto con questa realtà.